Benvenuti su Dangerisk, io sono Rob e oggi vedremo una piccola top 5 dei giochi che più attendo all'interno di questo 2019. Sia chiaro, specifico subito che parliamo solo dei giochi che usciranno all'interno di quest'anno e non nel 2020. Per questo non potrò inserire ad esempio titoli come Ori and the Will of the Wisp. Tuttavia, c'è già tantissima carne al fuoco e non vedo l'ora di conoscere la vostra top 5, pertanto vi chiedo di sbizzarrirvi nei commenti. Iniziamo! Al quinto posto, Borderlands 3. Per il re dei looter shooter l'attesa è tanta, ma mi rendo conto che per gustarlo appieno bisogna disporre davvero di tanto tempo. Sta in questa posizione non perché è poco interessante, ma perché sono ben conscio della profondità che possiede un titolo del genere. Parliamo di una pietra miliare del genere, che grazie ai propri capitoli precedenti ha creato un vero e proprio standard. Storia, personaggi, armi e ambientazioni che ormai fanno parte dell'immaginario collettivo. In questo terzo, ma diciamocelo anche quarto capitolo, se contiamo il pre-sequel, sono riusciti a fare ancora di più. Certo, il lancio di questo nuovo titolo Gearbox non è privo di polemiche, ma non vedo l'ora di vedere cosa riuscirà a regalare al pubblico. Al quarto posto, Death Stranding. Oh mio Dio, com'è possibile che sia soltanto al quarto? Calmi, calmi, ci arriviamo. Di Death Stranding ne abbiamo già parlato più volte. Io non sono un fan sfegatato di Kojima, ma prendo il gioco per quello che è. Purtroppo non so ancora nulla di questo titolo, e tale situazione genera in me un misto di diffidenza e curiosità. Sono sicuro che sarà spettacolare, in qualsiasi lingua vogliate leggerlo questo aggettivo. Tuttavia, non è un gioco che affolla i miei pensieri, anche perché sapete che le mie preferenze ricadono su titoli in prima persona. Ad ogni modo, se dovessero confermare l'uscita PC, vedrò di acquistarlo prima o poi. Al terzo posto, Doom Eternal. Con il padre degli FPS, insieme a Wolfenstein, non si scherza. Sì, cioè tutti tranne Wolfenstein Youngblood. Doom Eternal si è mostrato ancora più feroce, bello e potente di Doom 2016. Quale altra motivazione serve? Ha fatto pure arrabbiare i Social Justice Warrior, anche per questo è un acquisto obbligato. A parte gli scherzi, la capacità che ha questo titolo di interpretare il mondo FPS vecchia scuola è notevole, ed ora hanno anche inserito più possibilità per aumentare la manovrabilità in gioco tra rampini e punti di appiglio. Insomma, più fuoco, più mostri, più dettaglio, più gore. This is Doom. Al secondo posto, Gridfall. Questo gioco che uscirà a breve può potenzialmente rivelarsi una piccola pietra miliare nascosta. Il marketing intorno ad esso è nullo, ma le vibrazioni che è stato capace di donarmi sono state strapositive. Ambientazione e personaggi originali, profondità di gioco, companion con spettri comportamentali elaborati, stili di gioco molto differenti e così via. Mi dà la sensazione che mi ha dato Dragon Age in tempi non sospetti. Dategli un'occhiata. Al primo posto è, il Rob del passato stenterebbe a crederci, Call of Duty Modern Warfare. Qui mi sto davvero giocando tutto. Sì, io, da fan deluso di Battlefield, non penso che l'avrei mai detto, ma questa nuova incarnazione dello storico shooter di Infinity Ward mi ispira tremendamente. Non acquisto un Call of Duty dal secondo capitolo, ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, e che ancora oggi considero il pinnacolo dei COD. Questo Modern Warfare è riuscito in qualche modo a catturare la mia attenzione. Sarà per il dettaglio, per la proposta, per la promessa di una campagna cruda e godibile. Ho visto qui e lì spizzichi e bocconi di giochi come Insurgency e addirittura dettagli all'Escape from Tarkov. Non so proprio che dire, potrebbe rivelarsi la svolta o la delusione del 2019, ma di questo ne parleremo a fine anno. Avanti, voglio conoscere le vostre top 5, quindi sbizzarritevi. Da Dangerisk per ora è tutto, e se il video ti è piaciuto, considera l'iscrizione al canale e l'attivazione della campanella per non perderti nemmeno un caricamento. Lascia un bel like al video e fammi sapere la tua nei commenti qua sotto. Se vuoi supportare il canale, trovi il link in descrizione. Ci vediamo sul campo!